Ed è ancora allerta meteo, ma questa volta per il caldo rovente, complice l'anticiclone africano, che ha investito anche le Marche, con temperature percepite fino a 40 gradi centigradi. Anche domani, giovedì 13 luglio, persisteranno temperature infuocate, che possono provocare disturbi lievi, come crampi, svenimenti, edemi, ma anche problemi gravi, dalla congestione alla disidratazione, aggravando le condizioni di salute di persone con patologie croniche preesistenti. Ed ecco quali sono i consigli che la Società di Medicina Ambientale diffonde come guida per difendersi e proteggersi dal caldo record. Evitare di esporsi al caldo e al sole diretto e uscire di casa solo nelle ore più fresche. Assicurare un adeguato ricambio di aria in casa e agevolare la ventilazione naturale. Mantenere le stanze fresche, schermando le finestre esposte al sole, utilizzando tapparelle, persiane e tende. Fare bagni e docce frequenti con acqua possibilmente tiepida. Assumere almeno 3 litri di acqua durante la giornata, evitare alcolici e preferire cibi che contengono molta acqua come frutta e verdura. Quando si esce di casa, proteggere gli occhi con occhiali da sole e prevenire scottature con creme solari ad alto fattore protettivo. Ed infine, anche per i più temerari, è meglio evitare l'attività sportiva all'aperto nelle ore più calde. Come sta affrontando queste giornate di caldo? Facendo il bagno al mare quando si può e poi bevendo, mangiando molta frutta e nelle ore più calde o nell'acqua del mare o a casa. Ecco, visto che ha il cane, i cani sono molto a rischio. Sì, infatti adesso siamo usciti, torniamo a casa subito, facciamo tutti gli angoli dove c'è l'ombra e poi a casa l'ho un po' bagnato, e dato l'acqua da bere perché altrimenti, poverino, ecco. Le persone più a rischio sono bambini ed anziani. Ecco il bambino, come lo tuteliamo? Diciamo, idratarlo maggiormente, fruttini e poi anche stando a casa nelle ore più calde. Infatti noi ieri siamo stati dentro con l'aria condizionata e infatti adesso tra un po' è ora che riandiamo a casa perché il caldo si fa sentire. Come si può capire quando il bimbo soffre il caldo? Quali sono i sintomi? È quando incomincia, diciamo, a piangere, che non si riesce più a tenerlo né in braccio né nel passeggino. È riuscita stanotte a dormire? Poco. Ho dovuto accendere l'aria condizionata per poter dormire, perché sennò non si riusciva, era molto caldo. Lei abita in centro storico o sul mare? Massima periferia al mare, però. Comunque era molto caldo lo stesso. Vi vedo con il casco, da dove arrivate? Noi arriviamo da Vicenza, però siamo andati giù in Argentario, siamo venuti di qua, stiamo facendo un giro. Ma come fate a viaggiare con queste temperature con il casco? Bisogna, non c'è alternativa. O lo metti o ti multano oppure non vai a piedi. Ma ce la si fa? Sì. Si suda un po', però dai. Ma noi motociclisti siamo abituati a queste cose. Come si cura un animale quando fa così caldo? Noi lo teniamo sempre al fresco, però lo portiamo sempre in giro. Poi li portiamo, abbiamo la roba fatta apposta. Sono dei tappettini che mettiamo nel congelatore, poi lo portiamo con noi, così si rinfresca il cane. Questo caldo come lo affrontiamo? Non troppo male, non troppo male. All'ombra si beve molto acqua. Quando è in casa, che sistema utilizza per cercare di ovviare un po' ai problemi del caldo? Noi abbiamo il cappotto, abbiamo fatto il cappotto, quindi si sta tenendo le finestre chiuse quando ci batte il sole e quando il sole è dall'altra parte. Le nostre camere sono verso il mare, quindi arriva la brezza marina la sera, quindi riusciamo a stare bene così. Cosa fa in giro con questo caldo, signora? Ma io sono giovane, oh! Come affronta questo caldo? Con pazienza, tanto. Fino a giugno era freddo, adesso è venuto il caldo, ce l'andiamo, no? Beve tanta acqua. Scritta. Bevendo tanta acqua, ovviamente, e andando al mare, cercando di rinfrescarmi il più possibile.